siete bravi. Non ho capito. Ah, devo leggere pure. Devo pure leggere. Sfrontato. Speriamo che non ci sia nulla di sconveniente. Arena, questa tua cugina non ti sfugge? Renato, sei un grande! È compiuta! Vabbè, la darò mia cugina. Insomma, volevo aggiungere il merito a questa argomento, che è il sesso, che è una roba che tutte le volte che si pronuncia ancora oggi in certe case, in certe famiglie, si cade in una specie di macigno. E lei, poverella, che ha questi 18 anni, che dice, non sarà che poi non ha rimedio più niente, cioè, voglio dire, bisogna essere anche un po'... dirsi la verità, perché chi non ha avuto la possibilità di vivere tempestivamente, cioè nei tempi proprio logici e soprattutto vitali, un certo tipo di esperienze, li va poi a far patire a chi gli sta vicino a 50 anni, perché quando scoprono il sesso a 50, 60 anni, pensate ai casini, figlie, famiglie proprio sbrindellate, perché, capito? Cioè, mio padre è andato, ha preso, ha consumato con le ragazze, a 18 anni è il momento di guardarsi finalmente nello specchio e dire, adesso me. Allora, no, a parte no, ragazzi, io delle volte sa, volevo dire con questo no che bisogna essere fuori di testa, bisogna, cioè, io compro i giornali e sento la tensione come lo fate anche voi, è un dovere di farlo. E quando si legge che queste ragazze vengono abusate, addirittura uccise, per la consumazione di un rapporto sessuale, questo mi induce a credere che questo sesso lo hanno talmente demonizzato, lo hanno reso talmente colpevole, che è normale che poi succeda questo. Quindi chi l'ha fatto, chi è stato bene, chi ha vissuto una gioventù veramente molto articolata, molto mossa, molto... genitori quando sono bombe, tu sei mia figlia, tu sei una ragazza, chi so questi? Quelli che non hanno mai fatto un po', è stato un chiodo benedetto dal Papa, non so qual prete, occasionale, il matrimonio, cioè dopo quella cosa lì non hanno visto più niente, però che succede? Che quando si va su a coronare e non si ha alle spalle un'esperienza, diciamo,